per la prima volta nel paese di Leonardo Sciascia, per la prima volta al teatro Regina Margherita di Rai Calmuto, per... Uno, nessuno, 100.000, e siamo qua, questo spettacolo che gira l'Italia da 4-5 anni, ormai non lo so più neanche io, e abbiamo sempre un'accoglienza e un affetto come quello di questa sera, che insomma, accomodatevi, intanto facciamo entrare le persone che sono venute, grazie per essere venute infatti. Quante repliche? No, sulle 400 già, 400-450, una cosa... Bella perché la dimostrazione è che il pubblico vuole venire a teatro. Una persona ha scritto, parlando di questo spettacolo, ha detto che in questi tempi bui c'era bisogno delle luci del palcoscenico, delle luci del teatro. È una grandissima occasione per Racalmuto, per i racalmutesi e non solo. Stiamo accogliendo molte gente di fuori, oggi al Teatro Regina Margherita, il nostro gioiello, con l'onore di avere qui con noi Enrico Loverso, in veste di Uno Nessuno 100.000, con regia di Alessandra Pizzi. È stato veramente un piacere averli qui e oggi abbiamo il pienone ed è, che dire, una soddisfazione per la nostra amministrazione. È sold out per questo evento al Teatro Regina Margherita di Racalmuto con Uno Nessuno 100.000 di Enrico Loverso. Sì, abbiamo iniziato questa stagione teatrale già qualche settimana fa, già con il Lions Club che aveva fatto una sua rappresentazione, il saggio dei due conservatori pochi giorni fa, e adesso finalmente questo teatro torna in mano alla città di Racalmuto, torna in mano al pubblico. Questa amministrazione si è impegnata tantissimo per far sì che si potesse ritornare, grazie naturalmente alle restrizioni che sono ormai finite, si possa ritornare nella normalità, e pertanto alla prima occasione era stato questo spettacolo con Enrico Loverso, una delle opere di Pirandello, che è Uno Nessuno 100.000, e stasera speriamo di fare il lancio giusto, perché questa città è quello che merita. Siamo quasi, diciamo, nel luogo naturale per le rappresentazioni di autori siciliani, appunto come Pirandello. Un'altra tappa in Sicilia di questo percorso bellissimo che ormai da 5 anni ci porta in tutta Italia, e ogni volta è una grande partecipazione del pubblico, anche questa sera, e lo dimostra questo bellissimo, fantastico, unico teatro che è gremito di gente. Quindi grazie sempre al pubblico per continuare a darci forza in questo meraviglioso gioco. Pirandello sarebbe felice. Incantata dal Teatro Regina Margherita di Racalmuto? Beh, sarei un'eccezione se non lo fossi. In realtà è uno dei teatri più belli in assoluto. Io credo veramente che sia un fiore all'occhiello, un gioiello di architettura incredibile, e un luogo veramente di scoperta, ma soprattutto da frequentare. Quindi questo, se non fosse altro per poter godere di questa meravigliosa architettura, di questa meravigliosa bellezza, questo teatro dovrebbe essere aperto tutti i giorni, dovrebbe essere una tappa di un tour turistico, dovrebbe essere messo a disposizione degli studenti, della cittadinanza, della collettività, perché ovviamente i beni culturali non sono solo dell'amministrazione, che come in questo caso li amministra in maniera egregia, ma sono patrimonio della collettività.